Moreno, 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 soprattutto per gli ospiti, io dico sempre che il punto di questa esperienza, di questa manifestazione, sono gli ospiti, non siamo noi. E il nostro obiettivo è che tutti si divertano, e la mia soddisfazione più grande è vedere persone che invece non sono mai andate, che comunque ci vanno poche volte all'anno, riuscire a finire la pedalata, riuscire a percorrere gli ultimi 80-90 km delle gare dei professionisti, quindi credo che anche per chi si riesce sia una soddisfazione enorme. Ovviamente questo grazie alla bici elettrica, che però insomma sulla quale bisogna mettersi un po' del proprio. È vero che sulla bici elettrica non si dura fatica, ma non mi sembra, se qualcuno vede la mia faccia di l'arrivo non lo penserebbe. Ovviamente la bici elettrica ti aiuta, ma pedalare, anzi in realtà ti fa andare più forte, tu puoi pedalare più forte. Io mi ricordo che l'altro giorno alla tappa numero 7, quella che doveva essere tutta in pianura e facile, tu hai detto è stata una delle più difficili che hai fatto anche tu. Sì, nella tappa piatta dell'altro giorno ho visto le facce peggiori in gruppo, c'era gente che non sapeva più come si chiamava e c'era vento contro, non si arrivava più all'arrivo, perché ovviamente la nostra velocità era superiore ai 25 km orari, essendo in pianura, e il motore sopra 25 all'ora si stacca totalmente, non ha una discesa diciamo graduale. Già i 26 è tutto muscolare lo sforzo, quindi è stata veramente dura per qualcuno arrivare a traguardo. Per assurdo la tappa di ieri era più facile per alcuni rispetto a quella piatta. Quando saliamo, se saliamo usiamo il motore, avendo anche una batteria di scorta sulle nostre bianchi aria, ricordiamo, e quindi poi per salire ci dosiamo la forza, dosiamo la batteria, poi abbiamo la discesa, e quindi per assurdo su una tappa con salita e discesa è più facile con la IVA, con questa bici elettrica, che una tappa. Sì, poi la verità è che poi tutti abbiamo la bici elettrica, quindi poi si riequilibra, come far la tara, no? Si riparte tutti da zero e alla fine comunque chi ha più gambe va più forte. Perfetto, ringraziamo Moreno Moser, oggi tappa da Rieti fino a Foligno, in bocca al lupo a Moreno e a tutto il Giro. Grazie, buona divertimento a tutti.